cosiddetti amici americani, perché tutto nasce da Noise from America. Noise from America è stato un blog che all'epoca, nella seconda parte degli anni 2000, aveva raggiunto la top 20 dei blog più frequentati d'Italia, era il blog più seguito di economia. Ricordo che io lo scoprì, l'ho detto all'inizio della diretta, lo scoprì come, cioè, scoperta facile, perché era là in testa alle classifiche alla fine degli anni appunto 2000, e subito ne rimasi affascinato, perché era fatto da persone, professori che erano accomunati da una serie di caratteristiche. Erano tutti di area liberista, ma con un passato di sinistra, cosa ad esempio che Costantino non ha. Un passato di sinistra, tutti veneti, tutti residenti negli Stati Uniti, ma provenienti dall'Italia, tutti professori e tutti interisti, questo va anche detto. E quindi questo li accomunava in maniera molto molto particolare. E poi ovviamente parlavano un linguaggio, comunicavano l'economia in una maniera innovativa, al di là dei fronzoli e al di là anche degli stereotipi. Intanto diamo il benvenuto a Marco Canestrari, che dovrebbe essere... Eccolo qua, benvenuto, benvenuto Marco. Ciao, grazie. Ciao Marco. Allora, a questo punto andiamo avanti. Marco Ardemani, per spiegare a chi ci segue, certo, la presenza di Marco Canestrari fra pochi minuti anche di Nicola Biondo, certo, insieme ai fondatori di Nostra America, perché abbiamo voluto mettere il diavolo con l'acqua santa. Lo scopo è quello. Qualcuno avrà già capito, adesso appena arriva. Se dobbiamo spiare, si deve spiare fino in fondo. Ecco Sandro. Ciao Sandro. Contento per Sandro, ovviamente. E torna Moldrin, quindi posso salutarvi. Vi ho anche mandato un rimprovero per il ritardo. Baci. Bene. No, stai qua, Michele. Allora, beh, così fa. Michele è un discolo, ma lo sembra, posso dire, quando ci sono quelle scene a casa di una famiglia dove c'è la padrona di casa che fa avanti e indietro tra la cucina e il tavolo con gli ospiti e non riesce a tenerla al tavolo a completare le conversazioni perché è molto preoccupata anche del dietro le quinte. Sembra proprio uno di quei pranzi proprio di Natale che quest'anno non faremo, grazie a Dio, a quanto pare. Cioè, male per il Covid, ma se non altro potrebbe essere un aspetto positivo, e qua non me ne vogliano invece chi campa di vendite durante appunto questi mesi. Allora Marco, vogliamo anticipare qualcosa a Costantino della presenza di Marco Canestrari qua, o perché è arrivato il momento? Dai, comincio io, poi lascio la palla, alzo la palla per Marco. Allora, con Marco Canestrari e Nicola Biondo stiamo facendo una sorta di viaggio all'interno della galassia 5 Stelle, mm-hmm. Che ovviamente è ecco anche Giovanni, perfetto, che ovviamente è molto interessante, perché volenti o nolenti il Movimento 5 Stelle sta governando da 2 anni, fino a che è rimasto un movimento al di fuori dei palazzi, ha avuto determinate caratteristiche, ora ha delle responsabilità enormi che sta gestendo nella maniera peggiore, secondo noi. La cosa interessante che ci divertiva era questo: ho raccontato anche prima di un filo conduttore che nasce nel 2006 con Noise from America, si sviluppa fino a creare quella cosa molto bella. Chi l'ha vissuta come me la ricorda come un'esperienza straordinaria sotto il profilo umano, prima ancora che politico, che è stata fare, poi la fondazione insieme a Michele, e poi infine Liberi Oltre, e quindi c'è una linea, no, che è stata tracciata all'epoca da Sandro, da Giovanni, da Michele, da Andrea, che spero che arrivi subito, da Giulio Zanella, che dovrebbe anche arrivare, da Alberto Bisin e altri. Allora, ci faceva piacere mettere insieme queste due esperienze che sono nate più o meno nello stesso periodo, ok? Con caratteristiche estremamente diverse,
una assolutamente divulgativa, che era appunto il blog, su cui io dico sempre, ho imparato l'economia lì sopra, su quel blog, benedetto il giorno in cui per caso me lo trovai davanti, e dall'altra parte invece nelle piazze o nei teatri, o poi ci racconteranno Marco Canestrani e Nicola Biondo dopo, su un altro blog, un signore si inventava un'altra cosa, e quest'altra cosa oggi, ripeto, ha in mano le sorti del paese. E allora, da un punto di vista di comunicazione, da un punto di vista di contenuti, magari è anche inutile fare un parallelo, però proviamo a raccontare in qualche minuto come queste due esperienze così diverse, che però sono accomunate da qualcosa, perché a me piace spesso ricordarlo, noi nel 2012 parlammo con Beppe Grillo, no? Perché un movimento politico con aspirazioni politiche che volesse portare un linguaggio nuovo e soprattutto cercasse di moralizzare una politica di cui anche noi eravamo scontenti, ci sembrava un interlocutore quantomeno da contattare. Poi ovviamente la risposta, noi da ingenui ce la prendemmo così come doveva arrivare, perché eravamo e siamo ancora totalmente ingenui, e quindi ci mandò letteralmente a quel paese, cioè non ci calcolo di pezza, come si suol dire, il signor Grillo. E allora abbiamo messo insieme queste due realtà estremamente diverse, ma accomunate almeno da una cosa, da un'aspirazione a creare un dibattito politico diverso. Beh, la seconda è stata appena menzionata, nascono tutte e due da un blog. Esatto, esatto. Sì, nascono tutte e due da un blog. La differenza è che mentre su Noz from America si imparava l'economia e si insegnava l'economia, il blog di Grillo era uno sfogatoio di qualunque frustrazione si potesse raccogliere davvero, che funzionava perché le persone che frequentavano il blog di Grillo, tra cui il sottoscritto, non trovavano oggettivamente altro spazio nelle organizzazioni classiche, dai sindacati ai partiti. L'intuizione di Casaleggio, di Gianroberto Casaleggio, fu quella di mettere insieme la sua esperienza di quella che adesso chiamiamo ingegneria sociale, che aveva sperimentato nelle aziende che aveva gestito fino ad allora, con la potenza comunicativa di Grillo e appunto la raccolta della frustrazione che montava e che lo stesso Grillo e lo stesso Casaleggio alimentavano anche. Quindi è un po' tutto partito da lì. Casaleggio era uno che, a parte che era lui che scriveva i post di Grillo materialmente, loro si sentirono al telefono 5-6 volte al giorno durante quel periodo, poi Casaleggio elaborava lo scritto, lo pubblicava sul blog, lo leggeva al telefono a Grillo e lo pubblicava sul blog. Ma lui passava giornate intere a leggere i commenti che arrivavano a quei post, e quella è stata chiaramente l'inizio della profilazione che Casaleggio figlio adesso porta avanti con altri mezzi, però lui veramente aveva capito la rabbia che montava. Ricordiamoci, siamo nel 2007 quando c'è il primo V-Day, è l'anno in cui esce La Casta, il libro di Rizzo e Stella. Lui cavalca quell'onda attraverso le sue competenze che aveva maturato, appunto, come dicevo, dalle sue esperienze passate, e porta in piazza fisicamente, in quella che oggettivamente all'epoca fu una notizia, perché fu la prima organizzazione, il primo evento organizzato interamente in rete da un blogger a livello mondiale, non c'era mai stato niente prima di quello, di quel tipo, e da lì poi le liste civiche, il Movimento 5 Stelle e così via. Andrea, Sandro, Giovanni, le origini di Noise, com'è che vi siete inventati questa cosa? È tutto colpa di Andrea. Io lo so. È tutto colpa di Andrea e di un articolo sulla Voce, siccome si dice il peccato ma non il peccatore, di cui non è l'autore, che a un certo punto scatenò una telefonata incazzatissima di Andrea ad Alberto. No, di Alberto. Alberto Bisino. Sì, di Alberto ad Andrea. È stato lui che Alberto, ecco, l'avete chiamato ed è arrivato anche Alberto. Esatto.
stavo spiegando le genesi di Noi from America. Sì, sì, sentivo. E a quel punto credo che fosse semplicemente un segnale di quanto eravamo ingenui, onestamente. La reazione fu, insomma, non si possono dire continuamente ste cazzate, qua bisogna che ci mettiamo a dire un po' di cose serie di economia. E onestamente non ho ancora capito perché contattarono me, forse perché avevo trascorsi giovanili in politica e quindi ero chiaramente più gullible di altri nell'essere coinvolto in attività che non pagavano nulla, e partì la cosa. Poi c'era dietro Michele che ha sempre un'energia che non ho mai capito bene da dove gli derivi, e la cosa partì. Credo che a un certo punto la cosa che generò il successo relativo, insomma, perché poi voglio dire, c'è qua Marco, e rispetto al successo del blog di Grillo non eravamo certo su numeri neanche paragonabili, ma la cosa era, la cosa che garantì il poco successo che avemmo fu soprattutto il commento incisivo sia sulle questioni politiche, di politica economica soprattutto, ma anche a volte semplicemente di introdurre un modo di ragionare quantitativo in politica che in Italia in quel momento almeno era pochissimo diffuso. Credo che per esempio Marco Ardemagni iniziò a seguirci quando iniziammo a fare, io e Andrea, le previsioni sull'andamento dell'elezione del Senato, non mi ricordo neanche più se era l'elezione del 2006 o del 2008, in cui c'era questo sistema, il Porcellum per il Senato era difficilissimo da usare per previsione sulla distribuzione dei seggi, perché aveva un sacco di trappole, era veramente una legge fatta in un modo devastante, e noi ci divertimmo a provare a fare delle predizioni usando non facendo i sondaggi noi, perché non eravamo capaci e comunque sarebbe stato troppo costoso, ma semplicemente facendo quello che poi hanno fatto, per esempio quello di 538 negli Stati Uniti, no? Quando divenne chiaro che i sondaggi nazionali non erano abbastanza per predire il risultato elettorale, un pochino era così anche in Italia, perché appunto le regioni erano state, il voto al Senato era un voto interamente regionale, quindi bisognava cercare di capire come si riflettevano i sondaggi nazionali su quelli, sulla distribuzione dei voti nelle regioni. E poi continuò senza dire la verità, noi non abbiamo ancora adesso alcuna vera strategia di marketing, nel senso che pensavamo, cioè il Nessun America venne messo su perché pensavamo che andassero dette certe cose di politica economica che praticamente, che a noi sembravano ovvie, nel senso che non a differenza di tanti altri che parlano di economia in Italia, che pensano di essere dei grandissimi rivoluzionari, di avere delle magnifiche idee che nessun altro dice, noi non volevamo fare nulla del genere, noi eravamo completamente mainstream e semplicemente volevamo applicare la conoscenza ricevuta che ci viene dallo studiare economia, però in Italia questa risultava essere una cosa rivoluzionaria. Lo sapevamo, però, Sandro, non è vero che non avevamo. Sapevamo che era una cosa rivoluzionaria, che la ragione per cui reagimmo in quel modo a quell'articolo della Voce. Ma sapete che posso dire una cosa, rivoluzionaria non lo so, secondo me economisti, scienziati sociali hanno sempre fatto divulgazione, c'era questo nuovo modo di farlo, e in realtà non siamo neanche noi innovatori, secondo me l'innovazione è stata la Voce, bisogna spezzare questa lancia per fare questa analisi quantitativa. Noi l'abbiamo fatta con uno stile diverso, questo sì. Cioè, secondo me, quello che ha attirato un po' di gente è stato un po' questo stile molto diretto, confrontational. Si è creata una comunità con i commenti.
Certo, non avevamo, appunto, come dici tu, marketing a zero. Ma non so, anche io ricordo quella volta che abbiamo lanciato la campagna donazioni, abbiamo raccolto, se non ricordo male, un 25.000 euro in 3 settimane e poi non riuscivamo a spenderle, cioè nel senso che non c'avevamo il tempo, non c'avevamo la voglia. Cioè, la gente secondo me sottovaluta anche, per esempio io ho sentito prima un passaggio all'inizio della diretta in cui avete chiesto a volontari, studenti, di collaborare, di aiutarci, di aiutarvi con i dati, eccetera. Io, per esempio, questa cosa qua non la saprei fare, cioè se mi arrivano 3 studenti che mi dicono ti aiuto, cioè ci vuole tempo a spiegargli cosa fare, eccetera. Secondo me ci è mancata anche questa cosa qua, ci è mancata, abbiamo fatto tante cose, però diciamo, per fare il passo avanti ci voleva qualcuno che a tempo pieno si dedicasse a gestire queste risorse che sarebbero arrivate, sono anche arrivate, però, ripeto, l'esempio di 25.000 euro, spenderli per avere un research assistant, eccetera, non ci riuscivamo, perché non avevamo il tempo, eccetera. Vabbè, forse ho introdotto troppe cose, però insomma, questo è un po' il mio ricordo. Secondo me, io vorrei dire una cosa poi a favore di quello che dice Andrea, cioè anche secondo me l'innovazione, se c'è stata un'innovazione, è stata soprattutto di linguaggio. Sì. Purtroppo siamo stati un po' travolti, nel senso che noi abbiamo iniziato questa cosa quando dire le cose direttamente, cioè la gente... Sandro dice perché abbiamo chiesto a lui, non che se l'abbiamo chiesto a lui per ovvie ragioni, ma nessun altro sarebbe venuto. La gente della Bocconi, che adesso fa meraviglioso divulgazione, li chiamavamo e ci dicevano no, voi dite le parolacce. Ed è vero, cioè era vero. Adesso è diventato purtroppo, come dire, siamo stati travolti. Adesso si fa politica dicendo le parolacce, sono tutti andati... Però allora il professore di economia che parlava di economia era tremendamente pomposo, scriveva in latino. Noi credo che, se non ricordo male, proprio nell'introduzione dicevamo scriviamo come mangiamo, con quest'aria proprio di dire vabbè, noi diciamo le cose direttamente, brutale, quando uno è un pirla diciamo che è un pirla, e un po' a me adesso ex post, secondo me abbiamo anche sbagliato, però o l'abbiamo portato troppo avanti o comunque siamo stati travolti dal fatto che questo modo di, diciamo, di parlare al pubblico ha preso piede con i social. Però ai tempi questa cosa era innovativa. Secondo me quella parte lì era vuol dire, stata abbastanza determinante. No, scusami, c'è uno che chiede perché scriviamo America con la K. Sarà un bambino, esatto. Mi conto adesso, Andrea è uno dei più giovani, però io, Michele, Alberto... Giovanni è ancora più vecchio di me. Dall'altra parte, nei licei degli anni 70, quando America si scriveva con la K, Cossiga si scriveva con la K e la doppia S della SS, queste cose qua. Quindi è un modo per ritornare all'infanzia. Però Giovanni stava dall'altra parte allora. No. Io stavo dall'altra parte nella misura in cui si poteva stare dall'altra parte in normale, cioè del PC a quel tempo, che naturalmente doveva essere appunto. Cioè praticamente state dicendo che 3 di voi eravate extraparlamentari e c'era un comunista parlamentare. No, anche Sandro. No. Io ho sempre stato parlamentare. Io non ho mai fatto politica, però sì. Cioè. Vabbè, però... Vabbè, è un clima che voi non potete, voi giovani, non potete capire, cioè, nel senso, assoluto in certe realtà, poi dipende. Volevo ricordare una cosa, che a cui non ho partecipato, sono l'ultima, sono entrato abbastanza dopo e attraverso un altro percorso, pur essendo amico di Boldrin da tantissimi anni. Il libro. Certo. Cioè, il grande boom di Noise for America, che lo proiettò il blog a livello nazionale, fu il libro contro Tremonti, che a quel tempo era considerato solamente un grande economista, cioè, ma non solamente un grande politico, cioè, ma anche un grande economista. Mentre invece io il libro non partecipai, ma era un libro in cui praticamente gli davate dell'imbecille, una pagina sì e quella dopo sostanzialmente. Sì. E quello fu una cosa che ebbe un grande impatto anche mediatico, andando su giornali, riviste e così via. Venne ripreso da tutti i giornali, direi abbastanza positivamente,
ma ha venduto pochissimo. Purtroppo questo è un altro degli aspetti del marketing di cui parlavo, un po' perché non abbiamo mai trovato un editore importante. Ci avevamo provato e nessuno ha risposto, con scuse di vario tipo. E un po' perché appunto l'editore, beh, un po' perché non ci siamo fare noi, ma poi l'editore che ci ha pubblicati, poi insomma, vabbè, c'è stata una storia in cui non ci ha mai pagato, insomma. Vorrei proporre un gancio anche per coinvolgere Marco, no? Nel senso che Noise from America di fatto non è mai stato uno sfogatoio, anche i commenti di chi arrivava lì erano abbastanza in stile con il tipo di post proposti da voi, cioè cercavano di più o meno cercare di controbattere alla vostra altezza, mentre poi dopo, quando c'è stata invece l'esperienza politica che ha cooptato almeno tre di voi, Sandro, Andrea e Michele, in Fare, lì c'era invece una componente invece di follower di più del lato di Oscar, che invece usava usava Oscar come uno sfogatoio, soprattutto di un'ansia antifiscale, diciamo, tutte quindi le partite IVA, i piccoli imprenditori vessati dal fisco, eccetera. Quindi la componente di sfogatoio è un po' arrivata dopo, no? E volevo capire quanta sovrapposizione c'era con lo sfogatoio invece che si riversava più sull'area grillina, quanta distanza e quanta sovrapposizione. Ma secondo me ce n'era abbastanza di sovrapposizione, perché molte delle persone che frequentavano il blog di Grillo erano anche piccoli imprenditori, professionisti, era un laboratorio molto, molto ricco da questo punto di vista. È curioso perché mentre parlavate mi sono segnato due o tre cose e ci sono delle similitudini tra quello che si faceva in Casaleggio Associati e quello che facevate voi, veramente, veramente incredibili. Alcune cose secondo me Casaleggio le copiava da voi. La cosa delle previsioni sulle elezioni con il Porcellum, io materialmente l'avevo fatta io per il blog di Grillo su richiesta di Casaleggio, che un giorno siamo usciti con questa richiesta esotica, diciamo, che io avevo giudicato esotica, però effettivamente eravamo riusciti a beccare una buona percentuale di seggi. Avevamo anche noi avuto lo stesso problema con le percentuali sulle regioni, poi avevamo sbagliato abbastanza perché i sondaggi davano la sinistra arcobaleno altissima, che poi non entrò neanche più in Parlamento, però questa cosa l'avevamo fatta anche noi. Sulla capacità organizzativa, quella per il Movimento 5 Stelle è stata determinante. E il motivo, quello che sottolineava Andrea è giusto, cioè il motivo per cui ha avuto successo poi questo movimento che è partito dal blog come Noise from America e poi è arrivato a governare il paese è perché è sempre stato gestito con mentalità aziendale ed è sempre stato gestito di fatto da un'azienda. Fino al 2016, cioè quando è morto Gian Roberto Casaleggio, era proprio veramente un'azienda, cioè Casaleggio Associati, che gestiva tutta la macchina organizzativa di propaganda, di comunicazione, di gestione delle liste elettorali, era tutto gestito a livello aziendale, con una differenza, che i soldi non arrivavano come loro pretendevano di comunicare e di propagandare dalle piccole donazioni. C'era stata una sovrapposizione tra l'esperienza di Obama e l'esperienza di Grillo, balle, veramente balle. La verità è che almeno fino al 2010 il blog di Grillo e in parte il Movimento 5 Stelle, che nasce un anno prima nel 2009, erano stati finanziati indirettamente dai finanziamenti pubblici che percepiva Italia dei Valori. Perché Italia dei Valori era un cliente di Casaleggio Associati e pagava, è arrivato a pagare 500.000 di euro l'anno per i servizi di Casaleggio Associati. Parte di questo 500.000 ovviamente non si sa bene quanto, perché eravamo poche persone, 8-10 persone, e non c'era una separazione delle due attività nel bilancio, però
parte di quei soldi, siccome il blog di Grillo era in perdita, sono andate a coprire le perdite del blog di Grillo, quindi Antonio Di Pietro ha finanziato la sua stessa fine da un certo punto di vista. Terza similitudine che mi è venuta in mente è il libro. Anche Grillo fece un libro a un certo punto, e anche quell'esperienza fu deflagrante per il successo di quel movimento, e fu un libro che si chiamava Schiavi Moderni, che raccoglieva le lettere di persone, di lettori del blog, che riguardavano la legge quella chiamata legge Biagi, che in realtà secondo me è scorretto chiamarla legge Biagi, voi probabilmente lo sapete meglio di me, però quell'esperienza effettivamente fu importante, e il libro ebbe successo perché Casaleggio non voleva proprio, non solo non lo cercava, non voleva un editore, e si mise in testa di fare lui stesso l'editore. Per un certo periodo esisteva il brand Casaleggio Associati Editori di Rete, che aveva appunto prodotto tutta i prodotti editoriali di Beppe Grillo. Quindi è veramente curiosa, sono veramente curiose le storie parallele di queste due esperienze. Marco, scusa, il libro era online o era fisico o entrambi? Entrambi, il libro era entrambe le cose, era un libro digitale, ma soprattutto era un libro fisico, era stato stampato come tutti i libri del blog di Beppe Grillo. Grillo aveva fatto fino ad allora già alcuni libri, basandosi sull'esperienza del blog, alcuni erano semplicemente i post stampati e venduti, altri erano autori, tra cui per esempio il mitico Alessandro Di Battista. Altri erano un'esperienza, però il libro fu stampato e tutta l'organizzazione era gestita da Casaleggio Associati, che aveva un proprio fornitore per le spedizioni, un proprio stampatore, completamente al di fuori del circuito editoriale standard, diciamo, degli editori classici. C'era un mio collega che dalla mattina alla sera letteralmente chiamava le librerie, la Feltrinelli, direttamente per proporre questi libri. C'era stato anche un tentativo di diffonderli nelle scuole che non è andato molto bene. Però insomma era un'organizzazione imponente. Uno dei motivi, secondo me, uno dei motivi del successo è proprio la sottovalutazione dell'organizzazione che c'era dietro il blog di Beppe Grillo. Si è sempre parlato di quattro scappati di casa che non sarebbero andati da nessuna parte. Erano scappati di casa, ma con dietro un'organizzazione molto solida alle spalle. A un certo punto... Io posso però far notare una cosa? Sì, vai. La vera differenza, Giovanni, oltre che... è quella che nessuno di noi... Giovanni di aveva... sì. Com'è? No, noi non ti vediamo mica. Io lo vedo, no, non lo vediamo, io, ma lo vedo. Lo vediamo. Guarda, non ci perdi nulla, non ti preoccupare. Okay. No, dicevo, la vera differenza, e mi sembra che Marco di questo ha detto, che noi non avevamo e non potevamo avere un'organizzazione, perché tutti noi facevamo un altro mestiere, e quindi prendevamo il tempo per fare il blog o per prendere i commenti dal mestiere che è comunque di professore universitari o comunque di ricercatori, per cui lo facevamo fare i tagli di tempo a diversa intensità, probabilmente Boldrini lo faceva molto più di me, però comunque in ogni caso non potevamo permetterci di avere come dire un impegno a tempo pieno, e non potevamo assolutamente una ditta che spalleggiasse, che all'inizio potesse dare delle cose sostanzialmente. Quindi c'era una differenza di partenza enorme, indipendentemente dall'appeal politico o dalla possibilità mediatica, perché noi eravamo veramente dilettanti, totalmente dilettanti, oltre che ingenui e incapaci di fare marketing sostanzialmente. Infatti poi quando dobbiamo andare a fare il partito politico, hanno. Ecco, io su questo volevo stimolarvi. La critica, il blog, tutte queste belle cose, i commenti al blog che erano molto spesso spettacolari, tanto quasi gli articoli. A un certo punto qualcuno di voi viene in mente di fare il manifesto, che poi è diventato il manifesto di Fermare il Declino. Vogliamo raccontare in poche parole quella roba lì, che per me
fu come vedere la luce da appassionato di politica, lontano dalla politica e dal voto, da lontano 1994. Come nacque quell'idea? Sandro, credo che tocchi a te. Non ho molti ricordi. Diciamo che una, la mia memoria è selettiva, certe cose si dimenticano. Però Sandro, ti ricordi esattamente? Perché io la prima volta che ne parlai con Michele, che ha in un viaggio in taxi a Madrid. Ecco. Voglio dire, lo spirito del tempo è abbastanza chiaro, nel senso che noi avevamo iniziato da qualche anno a fare il blog, era un periodo in cui era assolutamente chiaro che i partiti tradizionali stavano perdendo consenso con una rapidità di cui onestamente io non avevo ricordo nella mia vita fino a quel momento, almeno per l'Italia. Cioè, il crollo radicale di consenso, a un certo punto mi ricordo, fu l'elezione in Sicilia in cui i 5 Stelle presero, non mi ricordo più, il 20-30%, comunque delle percentuali assolutamente spropositate. Era una cosa che sicuramente non era mai successo nella storia dell'Italia repubblicana, l'emergere con tanta rapidità e con tanta virulenza di una forza politica che sostanzialmente era costruita sulla sfiducia totale nei confronti delle altre, no? Se pensate, credo che l'unico precedente storico nella storia della Repubblica Italiana fu quella dell'uomo qualunque, che però non credo arrivò mai a percentuali anche minimamente paragonabili a quelle che poi sono stati conseguiti dal Movimento 5 Stelle. Comunque, quella sfiducia era ovviamente il risultato del coagularsi di molti fattori, in primo luogo la crisi finanziaria che aveva un po' tolto la fiducia nei confronti delle elite economiche e politiche, che era parecchio tempo comunque che era mai rosa. In mia opinione, esattamente per le ragioni sbagliate, ma questo era, di nuovo, questo era lo spirito dei tempi. E niente, l'idea era, ok, a quel tempo Grillo era, credo volutamente, abbastanza un enigma dal punto di vista del tipo di politica che effettivamente proponeva. Cioè, lo vedevi che in un... io ricordo distintamente questi perché erano abbastanza in contraddizione con l'altro, questi due posti, in uno in cui si lamentava dell'eccessivo numero di dipendenti pubblici, tanto per dire, tra l'altro con il suo stile, non sbagliando i numeri, ma comunque almeno il messaggio era chiaro, e nel post dopo era capace di dire che era uno scandalo che la gente non potesse andare in pensione dopo 35 anni di lavoro, no? C'era tutto questo mischiotto generale di in cui si cercava di praticamente rimestare qualunque elemento di insoddisfazione che ci potesse essere nella popolazione per costruire una nuova forza politica il cui programma restava completamente non chiaro. Ora, poi sostanzialmente l'idea che partì da noi è, vabbè, ma se c'è questo questa sfiducia, questo crollo di fiducia nei confronti della politica come è stata fatta fino adesso, e noi pensavamo che c'erano enormi elementi di criticità nel come la politica veniva gestita, sia dal punto di vista della politica economica generale, e anche, diciamoci la verità, che la polemica sulla casta non era una polemica fuori luogo. Cioè, i politici che ci governavano erano diventati una, e lo sono ancora onestamente, un settore a parte della popolazione che usava risorse pubbliche in un modo che serviva in buona parte
a perseguire gli interessi di una minoranza veramente molto ristretta. Però diciamo, ok, usiamo questa cosa, cerchiamo di costruire una forza politica che almeno però, che però propone delle politiche sensate, che di nuovo niente di rivoluzionario, almeno se sei un economista che capisce l'economia moderna. In Italia il tipo di quel tipo di proposta rivoluzionaria, ovviamente accusata di ultraliberismo e cazzate varie, è anche fallimentare, nel senso che quando mi voglio spiegare perché dell'insuccesso di fare per fermare il declino, io mi ricordo sempre che scrivemmo nel programma che bisognava ridurre la spesa pensionistica di 2 punti di PIL dalla misura di quanto eravamo ingenui e forse anche di quanto poco la gente legge programmi, perché se avessero letto quello saremmo stati schiantati ben prima dell'affare del Laurea Gate e cose del genere. No, quindi... Però, Sandro, c'è una famosa battuta che vorrei che tu ripetessi sul fatto che non arrivate grandissima speranza, cioè insomma la percezione che fosse comunque una montagna da scalare a mani nude, giustamente sì, l'avevate. No, immagino che la battuta sia quella che non mi perdo mai una battaglia persa, ma esatto. Sì, davamo tutti una probabilità abbastanza bassa di riuscito del progetto. Cioè, io personalmente ricordo davo una probabilità tra il 5 e il 10%. Poi alla fine c'è Marco che sta dicendo qualcosa. Ma Marco, sei muted. Marco, sei muted. Anche così, ricordo che in 2 province venete fare superò la soglia del 4%, che non è proprio da... anche dopo il Laurea Gate, 7-8 giorni dopo. No, dico una cosa molto incidentalmente, poi vai, ti lascio andare avanti. Quando tu hai detto che il Movimento 5 Stelle nasceva sulla crisi dei partiti tradizionali, vorrei sottolineare che però tra i partiti tradizionali includi la Lega, che nell'87 aveva ancora lo 0, e Forza Italia, che nacque nel 93-94. Quindi, cioè, prima del Movimento 5 Stelle c'erano già state 2 esperienze totalmente anomale nell'ambito della storia della politica italiana, poi che già nel 2012 si fossero ampiamente integrate col malaffare precedente è anche un dato di fatto, però quantomeno avevano delle origini totalmente esogene rispetto alle linee, diciamo, tradizionali della politica, già quelle 2 esperienze lì. Se posso fare un commento su questo, sono abbastanza d'accordo sulla Lega, nel senso che la Lega fu un'esperienza nuova e soprattutto costruì una classe dirigente nuova. Ci volle un po' di tempo, tutti noi ovviamente pensiamo quello che pensiamo dell'attuale classe dirigente della Lega. Nel caso di Forza Italia la cosa è un pochino diversa, nel senso che ha nuovo lo schema del partito padronale, il cui finanziamento derivava essenzialmente dalle attività di Berlusconi e soprattutto dal fatto che grazie alla politica manteneva una reddita di posizione nel mercato radio-televisivo. Per il resto però Forza Italia non cercò mai, almeno no, non so se ci provò, ma non riuscì a costruire una classe dirigente autonoma. Forza Italia a livello locale c'erano 3 componenti, c'erano gli ex democristiani, gli ex socialisti e i dipendenti di Publitalia. Questo era. Sandro, non c'era tutto quel gruppo, come dire, ho capito, forse non erano classe dirigente, ma quel gruppo di intellettuali all'inizio, da Urbani a questi qua, che poi si sono smosciati, però c'era tutto un gruppo di gente nuova all'interno che hanno avuto un ruolo. No? Che non hanno avuto nessun ruolo rilevante, dai. Cioè, no. hanno fatto le mosche cocchiere. Il potere veniva gestito da quelli che prima gestivano le clientele democristiane e quelli che gestivano le clientele socialiste e dalla gente di Publitalia che era messa lì da Berlusconi perché
Questo posso confermarlo perché ho avuto un'esperienza brevissima, peraltro, di 3 mesi all'interno di Forza Italia, perché mi occupavo della campagna elettorale di 2 candidati. Quindi posso assolutamente confermare quello che diceva che Sandro. Cioè, c'erano sì Urbani, c'era Martino, Marzano, che erano quelli che poi avevano scritto quel programma presentato da Berlusconi, e anche lì, lì c'era un elemento innovativo, forse abbastanza simile a quello che fu fatto con Fare, ovvero queste persone che raccontavano ciascuno un pezzo del programma. Ma quello era un programma che serviva a dare una comunicazione che però poi non si riversava negli atti concreti. Cioè, gli atti concreti erano appunto il partito padronale, in cui Berlusconi, attraverso invece una serie di funzionari, quasi tutti provenienti dall'area dipendente di manageriale di Publitalia, tesseva la sua rete di rapporti. Io per 3 mesi sono stato lì dentro, proprio in quei salotti, fino ad Arcore, quindi posso testimoniarlo. Sì, e quindi l'esperienza, secondo me, del Movimento 5 Stelle è veramente nuova rispetto a queste cose. Cioè, ha ragione Marco a dire che c'era già stata una crisi dei partiti nella storia repubblicana, assunse caratteristiche completamente nuove. D'altra parte sono fenomeni che a quel tempo attraversarono tutta l'Europa, cioè non è che hanno avuto ovunque delle ripercussioni abbastanza forti. Cioè, pensate, la Grecia vide la distruzione del Partito Socialista a causa della... Ci fu un completo rivoluzionamento dello scenario politico irlandese. Ci fu un enorme sconvolgimento nello scenario politico spagnolo, con la nascita di Podemos e poi di Ciudadanos. È praticamente scomparso il Partito Socialista francese. È stato tutto un periodo abbastanza, che continua ancora adesso, perché poi l'equilibrio non credo che si possa parlare di raggiungimento di un equilibrio di lungo periodo, almeno per quanto riguarda l'Europa. Sta continuando ancora adesso, e ha visto in Italia, ha preso le caratteristiche peculiari e strane di cui stiamo discutendo adesso, l'emergenza dei 5 Stelle e tutto il resto. Poi ricordate, in tutti questi casi, poi alla fine buona parte della vecchia classe dirigente è tornata indietro. Nel senso, poi alla fine, per esempio, in Spagna i socialisti non sono scomparsi, sono ritornati. In Irlanda adesso il Sinn Féin è molto più forte di una volta, però anche gli altri due partiti sono abbastanza forti. Cioè, queste cose ritornano, sta succedendo anche in Italia, nel senso che dopo l'esplosione elettorale del Movimento 5 Stelle è diventato chiaro che non avevano la minima idea di quello che dovevano e volevano e potevano fare, e in queste occasioni quello che succede è che l'elettorato se ne torna tranquillo, cioè l'elettorato si mangia gli avanzi, che deve fare? Cioè, no, hai rifiutato i vecchi valori, adesso te li mangi freddi. Attenzione a dare il movimento per morto al prossimo giro, secondo me... No, morta, avremo... morta completamente la carica avversiva, dai. Quello sì, però quella può tornare anche, perché in questo momento nel movimento c'è uno scontro tra... Come sempre in Italia, credo che fosse Gramsci, no, che parlava dell'eversione delle classi dirigenti in Italia, quest'idea che chi ha potere in Italia non tollera le regole e cerca di passarne sempre oltre, un'idea che a quanto pare sta passando anche negli Stati Uniti, ma un po' c'è sempre stata, no? Berlusconi era rappresentante di questo, ma anche il fascismo lo fu prima di lui, il comunismo lo fu dopo di lui, cioè quest'idea che c'è qualcosa che va oltre il rispetto delle regole, e che può essere l'interesse personale a volte, ma anche qualcosa di molto più nobile, come
l'anelare la giustizia sociale, queste cose qua, però questa idea che sia tollerabile introdurre diciamo così, pratiche eversive nella gestione del potere c'è sempre stato in Italia, non è una novità. Una domanda per Marco, qui siamo insieme a degli economisti, tanto fare quanto noise nasceva da iniziativa di economisti, oggi siamo abituati a vedere gli economisti in TV, no? Anzi c'è stata addirittura una sovraesposizione di economisti veri e finti o aspiranti economisti sui social. Non c'era sicuramente qualcosa di simile, ma quando Grillo parlava di Krugman, Stiglitz, eccetera, eccetera, li ha mai incontrati almeno una volta? Stiglitz sicuramente sì, il suo contatto ce l'aveva tramite un professore, non mi ricordo quale università, però sì, con Stiglitz aveva avuto contatto. Stai parlando di Gallegati, probabilmente. Bravissimo, sì, Gallegati, esatto. Però attenzione, tutti gli argomenti che hanno caratterizzato la narrativa del Movimento 5 Stelle erano utilizzati perché funzionavano in rete, non erano utilizzati perché Grillo o Casaleggio ci credessero davvero. Loro prendevano quello che funzionava in quel momento lì. In quel momento Stiglitz funzionava, Krugman funzionava, e quindi li utilizzavano per la loro propaganda. Ed è per questo che poi sono arrivati in Parlamento, per esempio, non avendo alcuna linea sulla politica estera, anche perché la politica estera è ovviamente molto divisiva, quindi era difficile sceglierne una, insomma. Però dal punto di vista dei contenuti era tutto veramente lasciato all'emozione del momento, a quello che leggeva Casaleggio il giorno prima, cose di questo tipo, insomma. Quindi non, però sì, alcuni effettivamente li aveva incontrati, faceva le foto opportunity Grillo con Yunus, per esempio, a Bologna, con Stiglitz, poi le pubblicava sul blog e diceva: visto, cioè, anche loro sono dalla nostra parte. Io mi ricordo addirittura che mi fecero montare un'intervista, non mi ricordo più a chi, adesso mi verrà in mente, sul V-Day, stravolgendo le parole dell'intervistato, facendogli dire cose che non aveva detto per supportare la loro narrativa, insomma, cose di questo tipo, cose allucinanti. E in questo il giornalismo italiano è stato veramente pessimo, perché non ha saputo né capire quello che stava succedendo, né raccontare, né fare le verifiche necessarie. Ma io volevo un attimo ritornare su NFA e sul partito, perché io sono sempre stato contrario all'idea, perché ritenevo che non ci fosse spazio politico, e il problema è che secondo me poi il partito è stato, come dire, anche quello che insieme a un cambiamento, cioè la fine del blog come principale forma di trasmissione in rete, perché diciamo, è iniziato in quel momento. NFA era una cosa molto da nerd, nel senso che scrivevamo cose complicate, lunghe e così via. Già i podcast sono molto più semplici da questo punto di vista. Però anche il partito ha, come dire, cristallizzato una visione di NFA che ha fatto un po' perdere quella capacità, diciamo, quella alterità rispetto alla situazione italiana, fondamentalmente. Cioè, nel senso che mentre all'inizio NFA si poteva presentare come un gruppo di economisti che in base alla loro capacità tecnica potevano avere una posizione politica sfumata, ma prendersela con tutti e comunque essere credibili, perché erano credibili, perché erano ottimi economisti. Nel momento in cui formi un partito, è chiaro che tutti schieri, e quindi tutto ciò che scrivi o comunque
non è più la rappresentazione di quella di una visione scientifica, ma può essere interpretato magari anche a torto, perché abbiamo continuato a pubblicare post di tipo tradizionale, ma può essere interpretato come funzionale alla, a una parte politica. Molto. Questo, ti scusa, vai, vai. E questo, diciamo, è stato un primo punto. Poi c'è stato anche un problema di, come dire, stanchezza. Cioè, nel senso che, essendo tutta una cosa di tipo volontaristico, dopo all'inizio c'è tanto entusiasmo, poi c'è un po' meno entusiasmo, e poi alla fine uno dice, vabbè, ma io devo finire l'articolo, quest'altro devo fare quest'altro lavoro, io... E quindi, diciamo, la spinta propulsiva si è esaurita e abbastanza rapidamente, perché poi il declino di NFA è stato abbastanza rapido dopo, nel senso, declino proprio non tanto come capacità di intervento e di produzione di post, perché poi di capacità di intervento sulla realtà e così via. Quindi vabbè, io ovviamente, come voi, come chiunque ha seguito queste esperienze, sai, ero contrario, e quindi forse tendo a essere un po' troppo critico nei confronti di questo. Sì, comunque vanno divisi due momenti, perché io lo ricordo sempre quando qualcuno mi chiede, c'è stato un momento manifesto, quindi iniziativa culturale politica, e poi c'è stato un momento successivo dove è venuto il partito, perché le due cose non erano necessariamente legate, tant'è vero che io... ho partecipato ad alcune riunioni, io non facevo parte della direzione all'epoca, però ero molto vicino a Michele, quindi con Michele ci si confrontava tanto, in cui c'era una parte che tirava verso l'iniziativa politica tout court, un'altra parte che invece diceva no, un attimo, perché prima di andarci a sporcare con quella roba lì, pensiamoci mille volte. Però vinse l'altra parte. Vinse l'altra parte, certo. E comunque ti posso dire che io sentii parlare a Michele di partito molto prima del manifesto, una volta era piovuta a Pisa per ragioni accademiche, andammo a cena assieme, ovviamente, lui mi disse, ah, ma dobbiamo fondare un partito. Io dissi, ma sei scemo? Noi fondare un partito? Ma... Quindi lui c'era in mente, anche perché lui aveva avuto dei trascorsi politici, ma... perlomeno qualche mese prima del manifesto, e quindi ancora prima poi del partito che venisse. Insomma. Cioè, posso dire, secondo me, diciamo, la reazione che Giovanni ha avuto in generale contro il contro la formazione del partito era in realtà abbastanza forte. Cioè, io ero contrario anch'io, Giulio era contrario. Non ci piaceva, voglio dire, era contrario, diciamo, Giovanni forse aveva visto che non c'era spazio, io no, era semplicemente snobismo intellettuale, onestamente. Il mio, non mi piaceva Giannino, proprio non mi piaceva, mi dava... Anch'io ero snobismo. Proprio non mi piaceva, quindi quel poco che ho fatto all'interno del partito è stato, quando Sandro non poteva andare, andavo io e litigavo con Giannino. Ma, come si dice, non, diciamo... Secondo me il punto, dal nostro punto di vista, era, anche Giulio era contrario, diciamo, c'era tutta una parte di gente più contraria di altri alla formazione del partito, ma la realtà era che, come dice Giovanni, giustamente il blog era finito, cioè il partito è partito perché comunque non ce la facevamo più a stare dietro, perché se noi avessimo detto no, non si fa il partito, ma si continua così, avessimo prodotto 3 post alla settimana, non so se insomma, non so come sarebbero andate le cose. La realtà è che non avevamo più la forza di starci dietro al blog e di produrre, diciamo, quelle cose che il mio snobismo intellettuale mi suggeriva avremmo dovuto produrre, e quindi non è rimasto molto altro. Poi in quel vuoto, secondo me, poi appunto si è inserito tutta una degli errori strategici su con quali persone mettersi o non lo so, insomma, quello che si è suggerito, quello che si è inserito. Però, diciamo, dal nostro punto di vista, la parte, la nascita di questa cosa è dovuta al fatto che alla fine Michele era quello che aveva più energia e che teneva in mano lui, teneva in piedi lui il blog di per conto suo, fondamentalmente, e poi, diciamo, la cosa è finita nel manifesto e nel partito, ma in parte perché era Michele, oggettivamente, che teneva in piedi la cosa. Ok, Marco, era Chomsky. Sei...